ovviamente porta accanto a sé sempre il richiamo della foresta, da una parte, il richiamo della foresta, poi insomma queste bisce più che altro mi sembra che vengano dal Tevere, Gino, non mi sembra poi un così chiaro richiamo della foresta. E poi soprattutto, non so se avete notato, ma tra un po' li vedremo un po' meglio, ci sono così improvvisamente tanti gattini all'interno dello studio, perché secondo me Gino, che è un po' un piccolo genio, piccolo di sicuro, genio, dobbiamo ancora, eccoli qua, li stiamo inquadrando, sono qui dietro i gattini, secondo me Gino ha un'idea fondamentalmente, cioè quella di trasformare la conduttrice in una sorta di gattara, per levarmi completamente dalle scatole e poter condurre così liberamente Melting Pop. È vero, eh? No, e sì, è vero, giustamente, Topo non si sente più molto al sicuro in questo momento, Gino, perché capisci bene che con tutti questi gattini, insomma, l'incolumità di Topo è messa a rischio. Comunque, benvenuti a questa nuova puntata di Melting Pop. Adesso quasi quasi una simpatica biscia me la metto anch'io, eh? Allora, oggi parliamo di un film, secondo me, molto